L'anguilla suprema, l'imprendibile anguilla, finalmente è giunta a noi, ragazzi. Questa cosa è una battaglia. Cioè. Guardate, non rimane, non vieni qua. Ok, Se non l'imprendibile bastano, anguilla. Il il vescovo Teodora vescovo sarà Felice. felice, vieni. Raccontiamo a Ivar Ok, della nostra pesca. bene. Parliamo con Ivar nel mentre. Che starà facendo Ivar? Mentre il bambino ci guarda male. Dice, avete incendiato il mio villaggio e mo siete a pescare, te strozzi. Ivar che Ci è pensa? voluto più tempo che arrazziare il villaggio. Eh sì, quello lo penso anch'io. Abbiamo anguille per un banchetto. Il vescovo ne sarà felice. Ecco che arriva il virtuoso. Vescovo. Ah, che strano modo di festeggiare. Ma tutto sommato, Cristo era un pescatore di anime, non è vero? Vescovo, salute! Abbiamo gli ingredienti per una zuppa. Grazie, Ceolbert. Ma ho il cuore triste. Molte case sono bruciate. La ricostruzione sarà lunga. Avresti dovuto vedere Ceolbert combattere. Sarà un aldermanno con le palle, temerario e Dovrei feroce. essere invece giusto e retto, ma apprezzo le parole. Ho inviato un messaggio ai britanni. Prego per la pace con Re Rodri, malgrado l'assassinio del fratello. Ha giocato a nostro favore. Guardate dove siamo. I britanni implorano come lattanti. No, io ragazzi preferisco anch'io la pace, effettivamente, onestà tutta la vita, cioè Ivar non ha ragione, la pace non è sicura, sicuramente, vero, però Ivar, diciamo La così. battaglia è finita, ma il dialogo non è ancora iniziato. Dobbiamo riflettere bene su chi di noi si presenterà ai negoziati. Giusto. Le prossime mosse sono decisive, miei lord. E dopo quanto è accaduto a Quatford, credo che Ivar non debba partecipare. Che cosa? Dopo tutto ciò che ho fatto, dovrei abbassare la testa. Il buon vescovo ha ragione, Ivar. Tu sei un guerriero, non certo un paciere. Fottiti, morso di lupo. Io conosco Rodri e so di che giochetti è capace. Io ti ho avvertito. No, Se Ivar. sentirai un mio peto, sarà il mio saluto al bastardo. Ah. Hai ferito il suo orgoglio. Se sai come lenirlo, suggeriscimi la cura. Il suo orgoglio è problematico e la sua rabbia è imprevedibile. Ma ha un animo sincero. Ah, penso che catturerò un cinghiale. E lo farò allo spiedo con lui, ascoltando le sue storie di guerra. Cioè, Alberto, non è Sarà che vuoi utile. diventare cuoco invece che aldermanno? Vescovo, dobbiamo prepararci all'arrivo di Rodri. Raduna gli uomini e prepara un campo qui. Ok, grandissimi, iniziano adesso le trattative con Rodri. Ivar si è molto arrabbiato perché vorrebbe andare avanti con la battaglia, ma noi abbiamo detto no, diamola alle trattative, penso che sia la versione più giusta nonostante lui abbia perso, un uomo lui abbia perso uomini importanti, il suo secondo, il suo sottogenerale e suo fratello. Io sinceramente, grandissimi Meg, se Ivar non partecipa alle trattative, ho paura che in qualche modo ci rimanga di mezzo, perché io penso che Rodri voglia Ivar. Lo voglio andare a prendere, ho paura che se non è sotto nostra aiuto barra protezione, anche se è un fenomenale combattente, possa venire attaccato Ivar, magari su insediamento oppure dove era rinchiuso. E questo è Sarà pesante, pace o sarà guerra, è presto per dirlo. Attenderemo. Detesto attendere. Ci rimettiamo a Dio. Preghiamo e rendiamo grazie per questo momento sereno. I britanni sono arrivati. Di Il momento è passato. qua, alla grande quercia. Dov'è Ceolbert? Deve essere presente in qualità di futuro aldermanno. È andato a caccia. Di cinghiali, diceva. È passato un po' di tempo, no? Non possiamo aspettare. La pace va decisa ora. Dov'è lui? Dov'è Rodri? No, Lady Angarad, salute. ragazzi, Mi sento è parlare di un brutto pace. presentimento, Siamo eh. lieti di saperlo. Ma dov'è il vostro grande È rimasto al castello su mia richiesta. La Non sua ci presenza poteva credo, no. scatenare il tagliagole Ivar. No, Rodri dovrebbe essere qui, eh. Rodri è il re dei britanni. Le promesse di pace devono giungere da lui. Per ogni questione io e il re siamo una cosa sola. Sono la signora dei britanni e posso decidere a nome di mio marito e del mio popolo. E noi, onorata Lady, accettiamo la tua autorità. Io no.
Forse dunque riusciremo a porre fine alla guerra e a tutte le sofferenze. E la tua proposta? Ritireremo i nostri soldati nei legittimi confini delle nostre terre. Chiediamo solo alcuni giorni di tempo per organizzare la partenza dal castello di Castow. In cambio, voi cesserete le ostilità a partire da ora. Sono termini generosi. Abbiamo una tregua. E sia. Bene, un negoziato rapido e pacato. Troppo facile, ragazzi. Cioè, bello, ma troppo facile, bene. A voi. Ci siamo sfidati in guerra. Ora ci rispetteremo in pace. Sono confuso, Eivor. In un battito di ciglia... Esatto, sono confuso anch'io. Cioè, bene, però... Io ripeto, Roderick non c'è. Se Olbert deve ricevere la buona notizia, andrai tu a dargliela. Andrò a cercarlo. E c'è Olbert e Ivar che sono via. A me non dà serenità. Perché non c'è? Per gli dèi, dove è andato c'è Olbert? Qualcuno deve saperlo. Parliamo con le guardie alla tenda di Ceolbert. Ragazzi? Io, ragazzi, ho bruttissimi presentimenti. Fa per favore che... Pure che Roderick non ti prendere Ivar e Ceolbert. Hai visto Ceolbert? Non faccio caso agli spostamenti del principe. Chiedi a qualcun altro. Stai tranquillo, strozzo. Vai, spacco. Sto cercando Ceolbert. L'hai visto? L'ho visto affilare punte di freccia. Ok, niente di nuovo. Non c'è... Ma c'è qualcuno che sa qualcosa? Oddio, questo è Ivar. Ivar, è fatta. Pace, eh? E adesso tutti se la staranno facendo sotto per la gioia. Se non gioia, sollievo. Hai visto Ceolbert? Voglio riferirgli la notizia. Mi ha chiesto di accompagnarlo a caccia. Sei un coglione. Sei un coglione, fatelo dire. Ragazzi, ho bruttissimi presentimenti. Salve, Eivor. Avete visto Ceolbert? Mio fratello l'ha visto. Ah, bene. Calcio in faccia per svegliarlo. Più fradicio di un pesce, vero? Ha celebrato la pace, con molto impegno. Sveglia. Dov'è Ceolbert? Ceolbert? Nessun altro ha visto Ceolbert. Soltanto lui, Drengre. Dovrai aspettare che si riprenda. Vinci spine di rime per incrementare il carisma. Ok, quindi adesso non posso farlo, no? Quindi devo aspettare davvero. Quanto dovrei aspettare, secondo te? Qualche ora basterà. O potresti trovare il modo di svegliarlo. Ci deve essere un modo per svegliarlo. L'ubriacone sarà sveglio. Ok, ragazzi. Si è svegliato. Dopo aver meditato un po', fatto passare, ora si è svegliato. Hai dormito bene? Bene. Contea siamo. Sto cercando Ceolbert. L'hai visto? Se proprio vuoi saperlo, il moccioso è andato a caccia di cinghiali non molto tempo fa. Sì, lo so. Ma in che luogo? Verso sud, mi pare. Non so altro. Forse da qualche parte nella foresta. So da dove iniziare. Grazie. Ragazzi, io ripeto, Ceolbert ha seguito il fiume a sud di Westbury. Ragazzi, è un bruttissimo, bruttissimo sentore. Sapete, ragazzi, perché è un bruttissimo presentimento? Perché, come ho detto anche prima, Rodri è un uomo molto di petto. Cioè, l'abbiamo visto, eh. Il fatto di mandare a questo negoziato sua moglie e non lui stesso. Non lo so. Qualcosa non mi torna. E Ceolbert è via da tanto tempo. Beh, ragazzi, bellissimo visuale, eh? Quello c'è da ammetterlo. Tipo un occhio alla fine del mondo sembra questa inquadratura. Molto scenica. Ho bisogno dei tuoi occhi. Ok, grandissimi. Dovremmo averlo trovato, Ceolbert. Grandissimo. Qua c'è una cavernona. Oh, no. Che è successo? No. È un brutto segno. No. No, ragazzi. No, ragazzi, è pieno di sangue.
Shelbert. No, ragazzi, per favore. Ci sono altri lupi là, ragazzi, eh. Avete visto passare il lupo? Ok, sconfitti i lupi, ma ragazzi, continuo a non capire dove possa essere Shelbert. No. No. Per Freya. No. Albert, sei vivo? Io... Non sforzarti. Sei gravemente ferito. Un drago sull'Elsa. Dai. Lo sapevo. Lo sapevo. Respira, ragazzo. Non ti rimane molto. No. Ti riporterò indietro per l'ultimo saluto. No, ragazzi. Rodri ha ucciso Cheolbert. Posso portarti dagli altri. Farò piano. Secondo voi ce la farà. Cioè, voi lo sapete già, lo so che lo sapete già. Però cavolo, no. Questo ragazzo era davvero buono e tutto, no? Non si meritava tutto questo. Essere preso lui di mezzo così, no? Cioè, piuttosto, ragazzi, essere preso di mezzo Ivar era giusto, lui no. E Ceolulf che dirà? Cosa? Attenzione, idiota! Per la barba di Thor sì. Eivor, cos'è successo? No! No! Sciocco ragazzo, che hai fatto? L'ho trovato in fondo a una caverna, straziato dai lupi. Ivar. Piano, ragazzo, piano. Ivar. Dammi un'ascia, presto, sbrigati! Ivar è morto. No. Un'ascia! Il suo dio lo accoglierà comunque, con o senza ascia. Va dal tuo dio, ragazzo. Canterò per te nel Valhalla. Non è stato un lupo. Dimmi cosa è successo. Diciamogli la verità. Sono stati i britanni. La verità, ragazzi, la verità. I britanni. Aveva questa lama nel petto. Un pugnale britanno. Rodri! Ma perché? Hai ucciso suo fratello. Credevi davvero che non si sarebbe vendicato? Te l'ho detto che era un bugiardo. Non ha mai mirato alla pace. Voleva il sangue. Vescovo Deorlaf, da questa parte. Le mura della fortezza non lo salveranno. Gli affonderò questo pugnale nel petto. Saremo rapidi allora. Attaccheremo prima che Rodri possa esultare. Niente pietà stavolta. Hai risparmiato Leofrid, quel sacco di sterco. Non risparmieremo Rodri. Lo prometto. Dio del cielo, cos'è successo? C'è Albert. Ucciso. Che il Signore ti liberi dai peccati, ti salvi e ti elevi. Fate avere il suo corpo al padre. Vorrà una sepoltura cristiana. Lady Angarad ha detto che Rodri ha rintanato nel castello di Castro. O ha mentito o se l'è lasciato sfuggire. Ma ad ogni modo lo scopriremo. C'è un posto vicino alla fortezza dove accamparsi. Perlustreremo la zona. Andiamo. Un buon piano. All'assalto. Per, anzi, prima la perlustrazione. Bene. E ricorda, lascia Rodri a me. Va bene, Ivar. E poi l'assalto del castello dove dovrebbe essere dentro rinchiuso Rodri, che ha commesso questa schifosità, questa immondezza di aver ucciso Cheolbert. È pari con Ivar, è vero, però non c'entriamo niente e non c'entra niente neanche Cheolbert. È da uccidere il re, c'è da uccidere il re. Qua con Ivar potremmo dover andare a perlustrare la zona prima, infatti ecco, andiamo subito a farlo in realtà. Seguiamo Ivar, penso che andremo a perlustrare questa zona, metteremo un campo base e poi si procederà all'assadio. All'assalto, all'assedio. Hai detto che è stato Rodri a farti quella cicatrice. È una storia interessante.
Forse non interessante, ma memorabile. Anni fa stavo tornando dall'isola occidentale. Ah, ne hanno di guerrieri laggiù. Avevo preso qualche bastonata ed ero di cattivo umore. Volevo sangue e argento, nient'altro. Io e i miei Drenger navigavamo lungo la costa della Cambria quando vedemmo un punto d'approdo, nella nebbia. Trascinammo le barche a riva. E fu allora che sentimmo un grido da un'altura. Quei maledetti britanni. Foschia si diradò. Ed eccoli lì, tutti schierati. Il più grosso disse: «Sono Rodri, il re di queste terre! Me ne fotto!» Gli urlai di rimando. Feci un cenno ai miei. Alzammo le asce e caricammo prima che potessero fiatare. Eravamo in maggioranza, ma i britanni sono astuti. Era una palude. La melma ci risucchiò gli stivali fino a bloccarci. Uno dopo l'altro, Rodri ci fece a pezzi. Arrivò da me. Appoggiò la lama sulla mia guancia e mi lasciò questa. La sala della cicatrice di Ivar. E avverti la tua gente, mi disse. Interessante, interessante. E posso dire una cosa? È molto coinvolto in questa storia, Ivar. Molto coinvolto, oltre che da questa faccenda, anche dalla morte di Ceolbert. Vuole Rodri per lui, mentre sono davanti praticamente al castello. Vuole Rodri per lui e... questa cosa penso influirà molto, eh. Speriamo bene, perché anche Ivar lo vedo stranamente coinvolto. Soltanto non è uno che si fa coinvolgere così tanto. Comunque lo stiamo seguendo per fare una perlustrazione, per creare questo accampamento, penso. Eccolo qua. Il verme schifoso è appena oltre quelle mura. Può uccidermi solo un drago, un corno. Lo vedrai il drago. E come? Invia un messaggio. Che castello gigantesco, ragazzi. Pianificheremo un attacco a sorpresa. Mamma mia, gigantesco. Ok, grandissime. Penso che l'accampamento sia stato messo in piedi. Questo che abbiamo di fronte a noi. Dobbiamo parlare con Ivar. Gli uomini di Ivar sono stati rapidi. E penso, grandissimi miei, che ci sarà l'assedio definitivo adesso. Ok, grandissimi. Eccoci qua a parlare con Ivar. Perché? Cioè, sono pronto. Per organizzare l'attacco. Nome di Loki, ma che hai fatto? Ho evocato un drago per uccidere Rodri. Ah. Ora dimmi, morso di lupo, sei pronto a combattere? Ah, io sono pronto. Ragazzi, ricordiamoci la profezia di Rodri. Un drago lo ucciderà, un drago nel suo destino. Ivar si è vestito da drago. Va bene. Raduna gli uomini, Ivar. Let's go. È un bel giorno per morire. L'ingresso sembra ben difeso. I miei stanno caricando dei calderoni d'olio su un carro. Glielo faremo esplodere lì davanti. Buona idea. Ok, grandissimi miei. Ready for the assault. Ready, ragazzi. Stiamo preparando l'assedio. Si sta preparando questo carro esplosivo da far esplodere all'ingresso. Al bastione principale, anzi al bastione d'apertura di questo insediamento. Questi siamo noi, pronti per andare a spaccare tutto. Castello di Castro. Mostrati! Eccomi! Senza ossa Ragnarsson! Come osi presentarti qui in forze dopo aver promesso la pace? Non prenderti gioco di noi! Hai imbrattato quella pace con il sangue del giovane Ceolbert. Arnetica pure quanto vuoi, danese. Se vuoi la guerra, sappi che le mie difese sono sicure. Guarda bene la mia faccia, re delle carcasse. Ecco il drago che ti divorerà. Vedo un uomo ormai vecchio che gioca a fare il serpente. Basta parlare, Ivar. Portate il carro e accendete i fuochi! Quando avrò finito con Rodri, gli strapperò via il grasso e mi ci friggerò il pane. Ok, grandissimi. Pronti! Pronti! E Rodri e Ivar, c'è una tensione che da me non è neanche abbastanza percepita. C'è davvero una tensione clamorosa.
Grandissimo, e sproviamo andare fuori, far fuori questi arcieri qua sopra, perché danno davvero tantissimo fastidio. Grandissimo, mi ha dato fuoco al carro. Allontaniamoci, dovrebbe esplodere e buttare giù le mura. Ok, possiamo far esplodere le giare d'olio per sfondare la porta. Ok, entriamo. Perfetto. Prendiamo grandissime queste giare d'olio qua e mettiamole davanti alla porta per farle esplodere. Mentre Ivar fa delle skill clamorose, posso dirlo. Ok, porta aperta. Colpisce l'anelli. Ostia. Ehi. Ma che fa sto scemo? Colpisce gli anelli per abbassare il ponte elevatoio, va bene. Ok, andiamo avanti. Adesso c'è da pensare al ponte elevatoio. Là c'è tipo un mega boss, lo vedete là davanti. Cazzo, però. Via. Quindi andiamo a far fuori questi. Uno è andato. Se riesco a prendere l'altro. Con questo arco non è il massimo, ma non voglio cambiare arma. È andato giù anche l'altro, ragazzi. Ponte elevatoio aperto. Via. Dai, ma che cazzo. Adesso dobbiamo tornare giù, grandissimi, e far fuori le forze a terra anche, perché vedete c'è ancora qualcuno di bello forte là sotto. Andiamo al ponte elevatorio dove c'è la gente già che combatte e andiamo. Tanto ecco lì c'è un boss tipo, cioè mezzo boss, uno bello forte. Ok, quello è andato. Perfetto. Entriamo. Buttiamo giù la porta. Ecco Rodri. Che cazzo sta facendo? Sei proprio un drago ridicolo. Oh oh oh. No! Sta morendo! Quel bastardo mi ha preso il fegato! Mi serve aria! Ok. Ho paura morisse, onestamente. Però assedio completato, direi. Giusto? Ok. Assalto completato. Castello di Castro. Ai confini della mappa, praticamente. Bene. Ma vediamo che succede adesso con Rodri, Ivar. Che succede? Non si è capito niente alla scena finale di questo assedio. Tutto la vecchia quercia. Non è morto. No, ho in mente qualcos'altro. Spettacolo, ricordi? Io ragazzi questo qua lo ucciderei. No, lascialo andare, no. Sta morendo. Quest'uomo sta morendo. Vieni, Ivar. Saranno le Norne a decidere. Oh no, ne varrà la pena. Ho in mente un piano preciso, un posto e un metodo. Vieni. Ah, veniamo con te a vedere che fai. Ho paura, quando è così preso bene ho paura. Ammasso di lardo sul tuo cavallo e andiamo. Deve restare in vita. Ok, quindi Rodri in realtà stava già morendo, ma Ivar vuole fare qualcosa. E andiamo, boh, dove a fare, boh, cosa. Devi morire con stile. Ha sbagliato a metterlo su. Ragazzi, cosa vuole fare? Ivar vuole buttarlo giù da un'altura, non ho capito bene. Fa la conta dei re. L'uccisore di re, alla fine, regicida viene chiamato lui, quindi. Ok.
Raccogliamo Rodri. L'appoggiamo qua. Che succede? Boh, ragazzi, non lo so. È un momento criptico questo. Portalo lassù, sulla cima, e che non muoia. What? Fai in fretta, Ivar. Ma che vuole fare? Ok, penso che l'abbiamo portato su questa cima. Una lama affamata. Ecco, arriva il drago a nutrirsi della sua preda. L'aquila di sangue. L'aquila di sangue. La nascita di un'aquila di sangue è uno spettacolo straordinario. Prima incido lungo la spina dorsale. Quello è un orreno. Incarna l'essenza degli eroi. Ivar non conosce il senso dell'aquila di sangue. Si sta solo divertendo a infliggere dolore. Possibile. Ora sposto via la carne. Il metodo sopravvive sempre al significato. Nessuno si ricorderà perché quest'uomo è morto. Ma il come rimarrà indelebile. Vero? La grigia nebbia tra bene e male si infittisce nel tempo, ma la gloria resta. Non c'è niente di glorioso in questo. La vita è dura, è una lotta spietata. Tiriamo fuori i polmoni. Questa, ragazzi, è una tradizione norrena, che è ripresa anche in serie TV, canali molto famose come Vikings. Tutta la mercia può vederlo ora. È molto cruenta come... La facciamo davvero. Guardate. Non è ancora finita, Eivor. Questa saga che abbiamo scritto insieme deve finire. Qui e adesso. Ovvero? È già finita. Me ne vado da qui. Un duello all'ultimo sangue. Se vinco, what? Sarò il più grande vichingo mai esistito. Se perdo, avrai una storia da narrare. Perché? La battaglia ti ha reso folle. Addio. Povero Ceolbert. A malapena affiatato. Non è vero. Quando? Gli ho piantato quel pugnale nel cuore. No. Solo un lieve urlo sommesso. Era l'accampamento. Tu schifoso pazzo malato! Quali cose occorre fare? Quante prove da affrontare? Quanti amici da tradire per compiere il proprio destino? Ed essere l'uccisore di re per sempre? Traditore! C'è Orbert era... Come un figlio per me! Sì, lo so! Dunque battiti, morso di lupo, a una fine gloriosa! Ma dai, sì. Ragazzi, noi contro Ivar senza ossa. Partitona finale, ultimo scontro. All'ultimo sangue. Ragazzi, Ivar ha ucciso, mentre voglio parlare un attimo e mettermi l'abilità, Ivar ha ucciso Ceolbert. Non ci credo. Ci stiamo solo scaldando. Che bello. Ok, questi sono i punti deboli, guardate. Andiamo al ginocchio. Preso il ginocchio. Bastardo. Che quanto danno ci ha fatto? Un attimo, permettimi una domanda. Che fa? Parla. Che succede? Rivedrai tuo padre nel Valhalla, morso di lupo? Quel codardo è in Helheim a piangere lacrime gelate. Pezzo di merda. Dai. Ti ho beffato. È un po' stronzo, eh. Come c'è, Albert? Mi ha fatto cadere.
Io però qua vorrei prendere cose che mi fanno aumentare la vita. Attacco stordente. Ragazzi. No, però. Abbiamo ucciso Ivar. Stiamo uccidendo Ivar. Ma perché ci hai fatto arrivare a questa scelta? Hai fatto delle cazzate, ma io non volevo ucciderlo, a me piacevano. Il viaggio si chiude. Attendo le Valchirie. La mia ascia, Eivor. Dammi la mia arma. Ragazzi, io gli ho concepito il Valhalla, perché è stato un grandissimo guerriero. A me piace come personaggio tanto, nonostante tutti i suoi problemi che ha avuto, ma concepito il Valhalla a Ivar. Forse sarai utile a Odino, ma è più di ciò che meriti. Non deluderlo. Sento le loro ali. Grandissimi miei, Ivar Lothbrok, Ivar Ragnarsson è morto per mano nostra, mandato in Valhalla. Ho fatto brutti gesti, se effettivamente ha ucciso lui Ceolbert, davvero stupidi, senza senso quasi. Cioè, per Ivar hanno senso se guardate nella sua ideologia, nei suoi valori, però davvero gesti assurdi, meritava di perire, nonostante un personaggio che a me è piaciuto tantissimo. Peccato, peccato, però è andata così. Vediamo che succede adesso con Rodri morto, Ivar morto, Ceolbert morto, chissà il vescovo al potere dello Shropshire. Però ragazzi, davvero abbiamo perso un personaggio fantastico, abbiamo perso tanti personaggi, Ivar, Ceolbert, molto importanti, che hanno condiviso un percorso con noi. Peccato, peccato, però penso che adesso la pace ci debba essere, non c'è più nulla che fermerà ciò, penso. Porta il corpo a Quatford. E Ube? Un ultimo saluto. E invia un messaggio a Ube. No. Digli che suo fratello è morto. Mi dispiace. Parla con Deorlaf, è nella casa lunga di Quatford. Ciao Ivar. Con tanto affetto. Ciao. Andiamo da Quatford. Andiamo a Quatford da Deorlaf. Mi dispiace tantissimo, ragazzi. Non lascerai qua Ivar, davvero. Non sapete quanto mi dispiace. Un grande guerriero. Ok, eccoci arrivati alla casa lunga. Ah, è già sul trono il vescovo. Ok, si è già auto incoronato. Va bene. Ok. Parliamone un attimo prima, non sai ancora niente quello che è successo. Salute, Eivor. Giorni cupi offuscano la vittoria. Vescovo. Uba. Eh sì, c'è anche Ube. Morto per mano dei britanni. Non oso pensare al disonore che avrà provato. Se non fosse per questa pace. L'ho ucciso io. Tu? Aia. Dopo il negoziato di pace, Ivar ha ucciso Ceolbert e ha fatto ricadere la colpa su Rodri per avere una scusa per ucciderlo. E tu come fai a saperlo? Me l'ha detto lui stesso. Io sono sempre per la verità, Eivor. Ma è dura da mandare giù. È morto con onore. Sì. È morto da guerriero. È morto da guerriero, nella gloria. Come desiderava. Senza Ivar, la pace e la serenità sono okay. L'ha presa bene, molto bene. Poco. Mi consola il pensiero che un giorno ci rincontreremo nel Valhalla, ascia in pugno. Così sarà. Nel bene e nel male, ha vissuto seguendo le sue regole. Chi altri può dirlo? Ha sempre vissuto con ambiguità. Spesso consideravo incomprensibili le sue azioni. Ma non tutti gli uomini nascono per essere così. Giusto. Gli devo un vero addio. Preparerò una nave per la pira funeraria. Vescovo, invia un messaggio a Lady Angarad. Dille che suo marito è morto per un tradimento e che Ivar ne ha pagato il prezzo. Lo farò quanto prima.
Hai notizie da Re Ceolwulf? Non oso immaginare il suo dolore. Ne è straziato. Tuttavia, ha altri piani per la contea. Sarò io l'Aldermanno. Pertanto, dichiaro che lo Shropshire è tuo amico e alleato. Da qui fino alla fine dei miei giorni. Ti sono grato, vescovo. Dio sia con te, Eivor. Ovunque andrai. Ok. Quindi, come abbiamo pensato, alla fine, se anche in accordo con Ceolwulf, il vescovo Deorlaf è lui, diventa lui l'aldermanno dello Shropshire. E c'è il nostro alleato, quindi abbiamo questo alleato mentre c'è il funerale di Ivar. E direi di lasciare un silenzio sul funerale di Ivar. A te, fratello. Che la tua vita nel Valhalla sia colma di gloria. Potente araldo della battaglia. Il senza ossa salpa verso l'epica gloria cavalcando le fiamme. Leggere come brezza. Le vergini guerriere distendono le ali per condurre un re nella sala di Odino. Ivar morto. Sì. Lo Shropshire. Shropshire alleato. Dobbiamo parlare con Ranvi. Finita questa saga. Finita questa saga, abbiamo un nuovo alleato, lo Shropshire. Bene, sono contento. Perdite clamorose, però abbiamo perso tantissimi amici, sono molto triste per questo, davvero. Ivar e Ceolbert erano figure che mi piacevano molto, peccato, grande peccato. Però possiamo tornare da Randvi a informarla di questo nuovo alleato, ok? Quindi direi che è il prossimo obiettivo.